Amico mio, vieni qua, lui, vieni, 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 piano. Ma quanto è scemo lui, amico mio, Toby, vieni qua. Io sono Daniele, sono un clochard, vivo sotto la galleria, vivo per strada, sto bene e loro sono i miei compagni, Toby, Liui e Danka, sono loro i miei amici, nessun altro, e noi stiamo bene insieme. Ho avuto un problema, era da un anno e mezzo ce l'avevo, quindi era una cosa che mi dava veramente problemi, ma assai problemi, e non stavo bene proprio perché ero sempre un po' raffreddato, infezione addosso, stavo male. E non avevo modo di fare questa operazione, sia perché io non sono di Napoli, sia perché sono un clochard, ma anche perché appunto avendo loro io non pensavo a separarmi, perché non sapevo che fine avrebbero fatti loro. Era questa la principale preoccupazione, i miei compagni, perché se loro non stanno bene io non sto bene. Per la mia problematica sono intervenuti i medici di strada, grazie a questi, appunto, queste persone si sono mosse, mi hanno trovato un ospedale che mi ha preso in carico, che mi ha fatto quello che dovevo fare per bene, perché mi hanno proprio veramente ricreato, come si dice qui. Uscito dall'ospedale mi hanno appoggiato in una struttura, sempre i medici di strada, in una curia. Sapevano la mia condizione, che vivevo per strada, quindi hanno detto prima di tornare per strada e che potessero avere problemi, stai qua. E oggi l'ho rivisti per la prima volta dopo 2 mesi. Per i cani sono intervenuti un assessore, il comune, e me l'hanno appoggiati nel canile comunale al frullone. Perché poi questa cosa è stata combinata benissimo, perché il giorno prima abbiamo portato i cani, il giorno dopo mi sono ricoverato. È stata una cosa proprio fatta col cuore soprattutto, ed è una cosa che io ho apprezzato molto. Il 2 di aprile li abbiamo portati in questo canile, quindi sono 1 mese e 20 giorni e non li vedevo. E credimi, non è passato un secondo, non è passato un secondo, perché il mio pensiero era sempre a loro. Io quando sono uscito non sono andato a trovarli perché avrebbero sofferto di più, quindi ho voluto aspettare i tempi giusti, perché era giusto fare così per loro, non per me. Non ho parole per dire altro che grazie, veramente, perché è una cosa che non mi aspettavo. Non mi aspettavo tante persone che prendessero a cuore questa situazione, e quindi io mi posso solo ricredere e ringraziare Napoli, il comune, l'assessore, il sindaco, i capitani, i ragazzi, voi, i ragazzi delle foto, i ragazzi del giornale, i ragazzi dell'ASL, la signora Roberta Gaeta, che è nel mio cuore. Io spero che quello che è successo faccia capire a persone che ha cani come me che loro sono importanti. Non sono cani, non sono oggetti, non sono per sport, non sono per divertimento o per dire io c'ho il cane. È un impegno che ti deve far rimanere lucido. Sono compagni, perché i figli se ne vanno, loro restano tutta la vita, anzi sono i migliori compagni che ho, amici, i migliori amici che posso avere. Le persone per me non sono importanti come loro, perché loro mi danno quello di cui ho bisogno, con loro basta lo sguardo e ci capiamo. E io voglio stare bene, e il mio stare bene è con loro, questo è. Quindi tu mi proporre quello che vuoi, ma se tu mi proponi una cosa devi sapere che ci sono anche i miei amici. Se no io ti ringrazio, perché ci hai messo il pensiero, ma il tuo pensiero per me non è sufficiente, perché non starei bene. Io, se non avessi avuto un appoggio sicuro per loro, come ho aspettato 1 anno e mezzo per fare questa operazione, ne avrei aspettato un altro 1 anno e mezzo, perché la mia tranquillità era sapere che loro stavano bene, anche perché appunto qui si era partito da dei tempi che dovevano essere più brevi e poi alla fine sono durati 2 mesi, quindi io posso solo che ringraziare. Siamo una famiglia, e questa è la cosa più importante, avere ritrovato i miei compagni.